Eccoci ancora qua sul canale del Tenente, bentornati signori, bentornati marinai. Oggi si parla di un altro bel liquidone, il Pataca di Enjoy Svapo in collaborazione con il Santone. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Anche il concept del package con questa finestra su due lati aperta che lascia intravedere l'interno del boccino. Allora, è un mix and vape liquido da miscelare, un 50 ml, eccolo qua. L'iniezione è un 70-30 VG, eccolo qui. Prodotto da Swiss Cake Flavor di Chieti, distribuito naturalmente da Vaporart SRL. Qua abbiamo la targa Enjoy Svapo, Pataca, qua il logo del nostro buon Santone, sotto lo stesso Pataca Mix and Vape, eccolo qua lo scatolino, ve lo faccio vedere in tutta la sua interezza. Allora signori, io direi di aprire il nostro scatolino, andare a fare qualche assaggio, qualche odorata, poi vape test e qualche chiacchiera insieme. Qua signori il nostro scatolino lo andiamo ad aprire e vi faccio vedere che dietro lascia intravedere questo piccolo sfondo su due lati con dei cuscini trapuntati, mi sa che è un divano. Questo è il divano che usa il Santone con scarfi, con Carrara per fare le sue bellissime recensioni. Eccola qua, la figura, li vediamo tutti e tre, belli, carini, loro raffigurati. Però c'è un piccolo sbaglio, ve lo dico subito, c'è Scarfi che sta praticamente svappando e esce il liquido da entrambe le narici. Questo non corrisponde al vero, a Santone te lo dico. Sappiamo tutti che Scarpi c'ha una parte del naso completamente non funzionante, in avaria, quindi potevi farlo con Scarpi che buttava fuori vapore solamente dalla narice, sarebbe stato stupendo. Andiamo subito a stapparci il nostro Pataca e ad assaggiarlo un po'. Madonna, la Zueg è il succo di frutta alla pera, cioè l'ho assaggiato da addirittura la sensazione proprio dei grani, sapete quando c'è il succo di frutta alla pera che c'è quei granuli microscopici dentro, cioè l'ho sentito per un attimo, molto molto dolce, signori, al sapore proprio alla lingua arriva una dolcezza infinita. Credo che oltre alla parte frutto ci sia anche una parte latte, perché comunque rimane molto rotondo, molto morbido. Certo che la pera non è un frutto acidulo, non è un frutto fresco, così è un frutto abbastanza morbido, polposo, eccetera. Quindi anche quello già a livello sensoriale, così percettivo, ci rimanda proprio a un effetto di morbidità. Però anche il livello zuccherino aiuta, a livello panna o comunque un'aggiunta di qualcosa mi fa pensare a qualcosa di panna. Va bene, signori, all'olfatto poco cambia, la pera arriva immediatamente, proprio diretta alle sinuose nasali. E si sente, sì, io continuo a sentire qualcosa, base latte. Credo panna, sì, lo zucchero arriva addirittura anche all'olfatto, quindi ce n'è molto zuccherino, signori. Andiamo a vedere un attimo cosa dice Enjoy Svapo del Pataca, sono curioso. Mettetevi comodi ed assaporate questa deliziosa torta di pere e cioccolato, cioccolato. Cioccolato non mi è arrivato tanto, più la torta qualcosa di panna, però il cioccolato, a dire la verità, all'olfatto potrei anche capirlo che non arriva, ma al gusto l'ho sentito veramente poco. Quindi andiamo un attimo a fare il nostro web test e qualche parola in più sul Pataca del Santone con Enjoy Svapo.
Il dispositivo è sempre il nostro V-God Pro Mac 2, la resistenza una dual coil in SS316L 5 spire su punta da 3, il valore resistivo siamo intorno a 0,25, giù di là, ohm più, ohm meno. Quindi andiamo a dare una bella drippatina al nostro patacca. E abbiamo visto già il colore del liquido, è veramente molto molto chiaro. Quindi mi metto comodo, come c'è scritto là sull'etichetta. Ok, signori, è un liquido discreto per i miei gusti. L'abbinamento faccio fatica perché cioè non lo trovo bilanciato al massimo, nel senso che sento veramente tantissimo la pera, mentre il cioccolato mi continua ad arrivare poco, cioè lo sento veramente poco. Non che stia male, cioè in questo caso una mancanza d'equilibrio fra le due componenti, io credo che sia stato un effetto voluto, quindi per far risaltare la pera. Naturalmente una frutta rispetto a del cacao o comunque del cioccolato tende a già di suo a risaltare. Il livello aromatico è comunque fatto bene, nel senso che il cioccolato anche arrivando poco non mi dispiace affatto. Poi l'effetto finale che va a dare al gusto rimane abbastanza persistente, cioè al palato rimane quei 5-6 secondi una volta finita l'inalazione, non è un lunghissimo, quindi non si va oltre i 10 secondi, e questo mi piace perché vai comunque a eliminare l'effetto stucchevolezza quando il liquido è troppo cremoso, troppo burroso, troppo cioccolatoso, a finire che diventa persistente e comunque stanca, ci infastidisce. Credo che sia stato anche un bilanciamento aromatico con il fine ultimo di creare una cosa all day, quindi svappabile per tutto il giorno. Non è un liquido aggressivissimo, non è pesante, non è pienissimo. La pera sì, aiuta veramente è riempiente l'effetto della pera qua in questo patacca, però diciamo che non va a dissiparsi abbastanza velocemente. Al contrario, se avessimo dato una prevalenza alla parte crema, quindi alla parte cioccolato, alla parte torta, perché io qua sento anche del biscotto, della panna, mi viene su più l'effetto biscotto panna o l'effetto panna piuttosto che il cioccolato, quindi di cioccolato l'ha messo veramente poco, di pera tantissimo. Quindi io lo consiglio veramente a chi ama questi liquidi, li chiamo cremosi aromatizzati frutta, ma poi qua secondo me è più un fruttato aromatizzato crema, perché a pensarci bene la parte più uscente è quella fruttata. La consiglio a chi cerca questo tipo di liquidi, quindi dei fruttati aromatizzati crema, questi ibridi un po' che vanno per la maggiore in questo periodo. Quindi, signori, il Pattacca è veramente un buon liquido. Complimenti Santone, si becca un 8 e mezzo quasi. E niente, il tenente vi saluta qui, la puntata per oggi è finita, come al solito vi auguro buon vento, marinai, vi ricordo sempre di mettere un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, di azionare la campanella, vi avviserà ogni volta che esce un mio nuovo video. A questo punto non mi rimane che lanciare la sigla. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true.
the light.